Sarò rapidissimo. Il tramonto incalza, stiamo parlando da qualche minuto di politica dei beni culturali, di interazione fra pubblico e privato. Come è stato detto prima, poco fa, sono un uomo pubblico e come uomo pubblico, come uomo dello Stato, sento fortemente la responsabilità di questa appartenenza. E la sento in particolare perché chi ha la fortuna di lavorare nel Ministero dei Beni Culturali ha la responsabilità di un patrimonio straordinario di cui troppo poco ci rendiamo conto. Ce ne rendiamo conto quando vediamo distruggere monumenti che nemmeno sapevamo esistessero perché lontani da noi, nello spazio e a volte nel tempo, come quello che stiamo vedendo avvenire in Iraq. Ce ne accorgiamo, siamo colpiti al nostro interno anche se non li abbiamo mai visti, non li abbiamo mai studiati. E allora, visto che siete qui, immagino, per interesse, per curiosità, provate a chiudere gli occhi un secondo e immaginare se non ci fosse più la bellezza che abbiamo alle nostre spalle, se non avessimo più questi panorami. A volte noi pensiamo di guardare ma non vediamo in realtà ciò che osserviamo. A volte diamo per scontato il paesaggio che l'uomo ha costruito insieme alla natura intorno a noi. A volte ce ne accorgiamo quando non c'è più. Dovremmo più spesso chiudere gli occhi, temere l'oscurità che ci può avvolgere, che non è solo quella del sole che cala, ma è quella degli uomini che ci sottraggono la nostra memoria che con fatica abbiamo costruito. Come uomo di Stato sento la responsabilità per ciò che mi circonda e per le difficoltà che a volte abbiamo nel comunicarla a chi non fa il nostro lavoro. Prosperetti prima parlava e mi piace molto il fatto che abbia rilevato che è l'architetto che succede direttamente a Boni. L'archeologia tra la fine dell'Ottocento e gli inizi del Novecento è stata fatta da architetti ed ingegneri, ma questo discorso ci porterebbe lontano. Ragionavo sul fatto che ha trascorso un'ora con un visore dei tanti che servono per consentire di fruire un paesaggio che chi come me ha studiato per decenni, per un ventennio, si sforza con lo studio e la fantasia di ricostruire. Allora, chiudendo gli occhi, anche se non vede quei monumenti, immagina quello che Strabone descriveva nel 18 d.C. Strabone arrivava a Roma dalla Via Flaminia e è stato colpito dal Campo Marzio, da quel campus dove noi saremo ospitati a partire da domani. E nella sua descrizione della grande città che all'epoca governava su tutto il mondo occidentale, si sofferma prevalentemente su questa vasta pianura fatta di boschi e di spazi costruiti dall'uomo, di teatri, di circhi, spazi che costituivano però uno spazio esterno alla città. Delle mura costituivano un confine, un limes che definiva lo spazio urbano e lo distingueva da quello all'esterno della città. E descrivendo questa grande bellezza di questa infinita pianura ci introduceva ad una Roma che noi archeologi cerchiamo, a volte chiudendo lo sguardo, di immaginare e a volte scrivendo pagine di libri, articoli più o meno divulgativi, di comunicare alle altre persone. Allora, il bello di ciò che fanno Aldo e Vincenza è nell'aver voluto valorizzare qualcosa che è molto difficile valorizzare. È facile forse restaurare un monumento, sottrarlo alla polvere, alle erbacce, alla distrazione. Sappiamo che poi la polvere e le erbacce se ne rimpadroneranno. È più difficile invece investire sull'immaterialità della cultura, su ciò che si cerca di fare con convegni, con occasioni di riflessione, rivolte non solo al grande pubblico, ma anche agli scienziati,
quelli che costituiscono il nostro mondo. Creare queste occasioni è estremamente nobile, perché il monumento che si costruisce a volte è racchiuso nelle centinaia di pagine di un libro. E parliamo proprio del salone del libro archeologico, un'esperienza che da 6 anni portiamo avanti. Perché? Perché l'editoria, cioè quel luogo dove noi raccogliamo i nostri pensieri, cerchiamo di dare eternità alla nostra attività di ricerca e attraverso di essa ai nostri monumenti, soffre più di altre la crisi, ha difficoltà, perché il pubblico che la legge ovviamente è limitato alle persone che hanno interesse per quei contenuti. E quindi anche questa è un messaggio nobile che affonda lontano nell'iniziativa di Luciano Pasquali e viene portato avanti dalla Fondazione di Acultura Adesso. Io spero che gli editori che popolano il paesaggio prima di Edi Arche e poi di Roma Arche questo lo capiscano, perché c'è poco di più nobile che investire nella materialità leggera e sottile della carta di un libro. Ma torniamo al concetto di Limes. Malagò evidenziava poco fa i valori dello sport. Cos'è lo sport? Lo sport è la metafora del nostro quotidiano combattere per raggiungere un limite che mai raggiungeremo, perché ci sarà sempre qualcuno che lo supererà. Un limite che è all'interno del nostro corpo e che fa sì che noi esseri umani ci sforziamo per plasmare la nostra corporeità al fine di arrivare dove non arriveremo mai, perché il paradosso di Zenone, di Achille la tartaruga, c'è sempre un limite che non raggiungeremo. Presidente Onorati prima tracciava un altro limite, e Angelo non preoccuparti, sto per concludere, quello più profondo, quello psicologico tra la vita e la morte. Nei prossimi 3 giorni ho il piacere di portare a compimento la 3ª edizione di un convegno che per me non si chiude in questi giorni, ma è frutto di un lavoro serrato che affonda per me nella notte dei tempi, arriva indietro fino al 1998, quando mi venne affidata una tesi di laurea su alcune tombe di una straordinaria necropoli, purtroppo ancora oggi inedita. E come fanno molti archeologi che devono confrontarsi con la morte, ho dovuto confrontarmi con chi più non poteva parlarmi. Torniamo all'immagine di prima, in cui vi chiedevo di chiudere gli occhi per immaginare di perdere un paesaggio come questo. Adesso provate a tapparvi anche le orecchie e provare a dialogare con una persona di cui non saprete mai il nome, che non avrete mai visto, ma che condensa la sua esistenza in un racconto complesso fatto di oggetti e fatto del suo corpo. Il racconto di una sepoltura che è a tutti gli effetti un racconto semiotico e la composizione di gesti che i suoi congiunti in un atto estremo di amore hanno voluto fare sulla sepoltura di questo individuo anonimo per salutarlo, e nel salutarlo ci hanno restituito un messaggio, quando abbiamo la fortuna di ritrovare queste sepolture, che lo è eterna e che noi archeologi, compiendo quanto di più bello si può fare, immergendo le nostre mani nella terra, sfiorando con rispetto e delicatezza quelle ossa, cerchiamo di ridar loro voce, cerchiamo di ascoltare il racconto di quei corpi ridotti a materia, cerchiamo di superare ancora una volta un limite nel tempo e nello spazio, ma che ci porta a cosa? Ci porta dopo tutto a cercare di toccare l'essenza di noi stessi, guardare quello scheletro, quel cranio, e scoprire che stiamo guardando uno specchio, stiamo osservando noi stessi, stiamo provando a comprendere il senso che può avere varcare un limite fisico, spaziale, psicologico. Io amo la mia materia, ho detto prima, amo lo Stato, amo l'opportunità di poter lavorare per difendere il mio patrimonio, amo l'essere umano nei suoi valori più profondi e amo l'archeologia perché a volte, se fatta con passione, ti consente di provare a raggiungere quel limite, di provare
a parlare con chi non c'è più, di dar voce a persone come noi, di comprendere noi stessi, di scavare dentro noi stessi. In questi 3 giorni si confronteranno, altro valore molto importante, antropologi culturali, antropologi fisici e archeologi. Fra i massimi esperti, circa 100 studiosi e oltre da tutto il mondo, convergeranno in quel campus che all'epoca ospitava, essendo fuori dalla città, sepolture, fra le quali il grande mausoleo di Augusto, non a caso lì collocato. Le tombe cominciavano qui, dall'altare della patria. A sinistra dell'altare della patria c'è un monumento inosservato, sono i resti di un sepolcro trovato mentre si realizzava quel monumento. Ebbene, quella via Flaminia, costellata di monumenti del mecenatismo dei privati dell'epoca che cercavano di donare alla città teatri, circhi, in una competizione costruttiva in cui c'era lo sport alla base, lo stadio di Domiziano era il recupero degli agones che danno oggi il nome a Piazza Navona, le gare sportive intese nel senso greco che ancora oggi sopravvivono fino ai nostri giorni. Ecco, in questo campus, in questa pianura, in questo limite della città, in questo spazio all'esterno della città, dove si costruiva l'identità del popolo, sinteso come popolo in armi, identità dei cittadini romani, dopo qualche migliaio di anni torneremo a confrontarci con temi che non hanno tempo e che sono parte della nostra essenza, e tutti quanti, anche e soprattutto quelli che non fanno il nostro mestiere, dovrebbero carezzare con sensibilità l'importanza di iniziative come queste, iniziative rese possibili da privati col concorso del pubblico, che servono per restituire a tutti un po', una maggiore consapevolezza di ciò che noi nel profondo siamo, ma a volte dimentichiamo di essere.